Ciao ragazzi, oggi sono qui perché voglio parlarvi della mia nuova build Ryzen. Ho deciso di optare quindi per questi nuovi processori AMD invece di puntare sul 6800K. Sicuramente ho fatto questa configurazione, ma se me ne pentirò sicuramente farò il reso entro 30 giorni, quindi in questi 30 giorni cercherò di analizzarlo al meglio. Ho deciso quindi di abbandonare il mio vecchio 2500K che, seppur ottimo in gaming, purtroppo mi dà dei problemi per quanto riguarda l'editing in 2D. Quindi ho deciso di prendere un processore che abbia almeno 8 core e 16 thread come questo Ryzen e tutto sommato un prezzo abbordabile. Invece di scegliere il 1800X ho deciso di scegliere il 1700X, che è praticamente identico, eredita tutto dal fratello più grande. L'unica cosa che cambia appunto sono le frequenze. Ovviamente cercherò di risolvere questo gap spingendolo un po' in overclock. Ho deciso anche di costruirmi la nuova build Ryzen per provare le nuove memorie a data che mi ha fornito l'azienda, che sono due moduli da 8 GB DDR4 a 3000 MHz, per vedere come si comporta questo marchio che almeno da noi non è molto diffuso. Inoltre ho voluto provare il nuovo alimentatore di Thermaltake, un TR2, per vedere se un alimentatore del genere è in grado di tener testa al 1700X con un po' di overclock e a una 1060. Quindi vedremo se effettivamente vale la pena spendere i soldi per acquistare un alimentatore molto potente o al tempo d'oggi se conviene magari spendere di meno ma prendere comunque un prodotto in buona qualità, perché comunque effettivamente i componenti di oggi hanno davvero un TDP davvero basso. Andremo a vedere quindi le peculiarità e le caratteristiche di questi componenti e inizialmente a fare dei primi benchmark. Poi vedo interesse tramite dei commenti, tramite dei mi piace per questa tipologia di video, continuerò a fare dei video più approfonditi su questa nuova build, quindi magari nei giochi, magari con delle prove più specifiche, ovviamente a darmi una mia opinione più nel tempo, perché adesso purtroppo non posso darvi ancora l'esito di questa nuova build che sto costruendo. Andiamo quindi a fare l'unboxing del Ryzen, in particolare la versione X, che ha un TDP di 95 W, comunque un TDP in piena regola per un processore comunque di questo calibro e che non sembra essere troppo esoso in termini di consumo energetico, grazie comunque alla nuova architettura Zen a 14 nanometri. Come vedete all'interno non c'è il dissipatore, almeno nel bundle che troviamo in Italia su Amazon per il modello da 420 euro, quindi siete costretti a spendere altri almeno 30-40 euro per un dissipatore. Per quanto riguarda la cache, abbiamo 20 MB totali distribuiti in questo modo: per il primo livello 768 KB, 4 MB per il secondo livello e per il terzo livello 16 MB. Per quanto riguarda la scheda madre, ho deciso di puntare su una B350 come chipset, che non è top gamma, ma top gamma è il chipset X370, perché comunque offre con un buon prezzo 120-130 euro una scheda madre completa anche per overclockare, una Military Class generazione 4 e soprattutto ci permette anche di fare il crossfire. Come potete vedere comunque, anche se ha un'interfaccia di input-output ridotta, quindi abbiamo meno porto USB e meno attacchi per quanto riguarda il SATA, abbiamo comunque una scheda madre che a mio parere può essere un top di gamma per quanto riguarda proprio la cura dei particolari e la qualità dei materiali che si può notare almeno nel video. I due moduli che utilizzerò nella configurazione sono da 8 GB l'uno per un totale di 16 GB con una frequenza massima di 3000 MHz, ma sul mercato troviamo anche lo stesso prodotto con frequenze più basse e ovviamente con un decremento del prezzo. Nella parte più alta il dissipatore ha un'altezza di 44 mm, quindi potreste avere qualche problema con alcuni dissipatori. L'alimentatore che utilizzerò momentaneamente per la configurazione è un TR2S, che è un Thermaltake di fascia bassa non modulare, che offre fino all'85% di efficienza, infatti è certificato 80+,
e riesce a erogare 48 A sulla più 12, che dovrebbero essere abbastanza per la CPU e per la 1060 che normalmente ospita un solo connettore PCI da 6 pin, mentre qui ne troviamo due da 6 più 2. Per quanto riguarda la scheda video, ho deciso di optare per una 1060 perché la mia intenzione è di fare editing in 4K e non di giocare in 4K, ma di giocare ancora in Full HD, quindi una 1060 è più che ottima per questa risoluzione. Procediamo quindi all'installazione dei componenti. Per quanto riguarda il dissipatore, ho dovuto optare per ora per un Arctic Freezer 33 che comunque devo recensire, che è l'unico dissipatore attualmente che ho che è compatibile con la piattaforma AM4. Prima accensione andata a buon fine, di solito non è mai così. Ho installato anche il sistema operativo e per ora voglio fermarmi qui. Quindi vi porterò il secondo episodio sui benchmark e le mie impressioni fra una settimana, massimo 10 giorni. Se avete delle richieste in particolare, potete lasciare un commento qui sotto e se avete trovato il video interessante, utile e volete supportare il canale, vi prego di lasciare un mi piace. Ci vediamo quindi al prossimo episodio con tutti i test e la mia esperienza d'uso.